Io ti devo dire la verità, e non sono mai stato. Io mi sono rivista adesso, non l'avevo rivista prima, mi sono rivisto ora e veramente Un po' tutti, anche i tifosi che ma hanno ero seguito. sballato completamente perché era Poi veramente una maratona, 3 ore, no, ma poi quindi. uscire dalla B e venire fuori con i rigori, rimanere in Serie B, non mettere, onestamente, devo dire anche a livello personale, a me la faccia su una retrocessione mi rompeva proprio le palle da morire, cioè diventavo matto. Ho gioito molto di più di quando abbiamo vinto il campionato anche da calciatore. È brutto parlare di soldi, ma tra rimanere in B e scendere in C c'è una differenza di 8 milioni almeno, tra i 4 che perdi di contributo il primo anno e l'anno dopo perdi proprio tutto come diceva l'amico mio, tra averli e non averli è il Il doppio. è più facile ripartire con Sottil che prendere un allenatore che questa squadra non la conosce. Ma io la penso come te, cioè per me è più semplice ripartire da uno che è stato qui fino a ieri, insomma. Su Pillon e Massimo, Oddo, a me non ti posso dire niente che non vada bene. È legato a tutti e due, quindi. Abbiamo lavorato benissimo insieme, c'è stima anche personale, al di là del calcio e via dicendo, ci vogliamo bene, io Pillon lo sento sempre, l'ho chiamato, non nascondo che quando Zauri ha dato le dimissioni io la telefonata a Pillon l'ho fatta, ma se non è arrivato allora credo che sia difficile che arrivi adesso, no? Mi sembra ovvio. Per Massimo non lo so perché poi ha un contratto col Perugia, noi lo spareggio l'abbiamo fatto contro il Perugia, io non lo so se sia una pista in questo momento praticabile. Caserta. Caserta è un allenatore bravo, ha fatto molto bene l'anno scorso, quest'anno ha fatto benissimo fino a che non c'è stato il lockdown, poi la squadra ha fatto un po' come la Lazio, non ha ripetuto i risultati che stava facendo in quel momento. Possiamo dare dei tempi? Quando deciderete sull'allenatore? Entro una settimana? Presto che tardi, come si dice, no, penso che questi giorni, non lo so, io non Vabbè, in credo, settimana si tutto, ma dice. voglio dire, non credo che siano tempi lunghi, no, di sicuro. Qualsiasi centravanti buono può essere abbinato come profilo al Pescara, voglio dire, Iemmello è un giocatore del Benevento con un ingaggio molto pesante, quindi non lo so, io Certo, ha sinceramente. fatto meglio Melchiorri in queste Beh, partite. Melchiori ha fatto benissimo. Pazzappa io credo che sia impossibile che resti. Beh, vuol dire che non vanno a vedere partite. Se non vanno a vedere partite, allora Pescara avrà Zappa l'anno prossimo. Se le squadre di Serie A hanno un minimo di osservatori, lo prendono.